la nostra super trasmissione Fidati di me, speciale estate. Siamo in conclusione, questa è l'ultima puntata e noi vi salutiamo proprio dal trabocco. Dal trabocco, come vedete alle mie spalle, Punta Fornace, e anche questo mercoledì, insomma, vi faremo conoscere la costa meravigliosa dei trabocchi e tutta la sua storia. Tanti sono gli ospiti, tante insomma le novità che insomma toccheremo insieme con mano. Luca, anche questo mercoledì qui con me. Siamo qua sempre. E siamo ancora qua? È già. Ambra, tutto a posto? Tutto bene, mi dispiace che è l'ultima puntata. Ambra, a me no, perché voglio dire la verità. Poi ci rivedremo fra pochissimo a settembre, però un po' di ferie anche per noi. Intanto volevo salutare tutti coloro che già sono andati in ferie e che le hanno finite, per quelli che le devono ancora cominciare. L'estate, diciamo che ancora qualche settimana. L'estate sta finendo. Non ancora. Antonio, tu sei pronto? Prontissimo. Lisa, pronta? Sono già nata pronta. Nata pronta. E allora non ci rimane far altro, ragazzi, che dare il via a questa sfavillante puntata. Andiamo! Gabriele Nardone, la canzone dice... Siamo ancora qua e già ci ritroviamo di nuovo, siamo venuti anche in questo mercoledì a disturbare il tuo lavoro. Nessun disturbo assolutamente, lo sapete. Cerchiamo di essere insomma il più... Graditissimi ospiti quando volete. Grazie mille, perché ci hai affascinato con questo luogo meraviglioso, tenuto molto bene, curato nei minimi dettagli, e quindi insomma ci piace anche far notare questo ai nostri telespettatori. La Costa dei Trabocchi veramente ne ha da regalare di ogni, insomma, devo dire la verità, qua dove ti giri è tutto meraviglioso. Degli scorci stupendi, è vero. Ecco, io sai che cosa ti volevo chiedere, ma vivere... in questi posti, com'è? Alla bellezza non ti abitui mai, quindi ti stupisce ogni giorno. Scopri un qualcosa di nuovo. Non ti nascondo che, per esempio, l'estate è stupenda, ma il mare d'inverno è... Anche la canzone lo diceva, il mare d'inverno. Fantastico, perché poi ha delle luci, dei colori... Le albe invernali, ma dicembre, poi, gennaio. Poi diciamoci che tu sei anche fortunato, perché hai la possibilità d'inverno di venire nella tua struttura. È pur sempre un lavoro. Di venire nella tua struttura e di godere anche l'inverno. È un bel lavoro, è come il giocatore di calcio, guadagna soldi, però si deve allenare, deve sudare. Io devo fare quello che devo fare. Poi è normale che i miei occhi si riempiono di bellezza e quindi... la stanchezza un po' scende, perché è vero che perché sei ripagato, no? Sei ripagato da tutto questo che ti circonda, che non è scontato, No. Ringraziamo i nostri nonni che sono stati bravi a conservare il territorio. Adesso noi vorremmo fa tanto, però loro erano molto più bravi di noi, perché lo facevano, perché sapevano che certe cose andavano fatte e quindi si faceva e basta. Oggi però siamo un po' meno bravi, dico io. È vero, però si può sempre migliorare. Assolutamente. È anche vero che fortunatamente, soprattutto negli ultimi anni, grazie alla riqualificazione di tutta la zona e tutta l'area, insomma, si è data una sterzata ancora più forte, cioè un segnale ancora più forte di quanto è indispensabile comunque promuovere e dare più servizi per i turisti. Ricettività ecco. Deve essere fatta ad un certo livello. Viviamo in una zona in cui, oltre ai trabocchi che offrono tanto a livello culinario, ci sono dei bellissimi B&B curati, ci sono dei relè molto carini, e quindi anche ristoranti all'interno. Assolutamente. Insomma, quindi... Io consiglio sempre chi viene la visita nella zona dell'Aquilano, quindi no, non è solo il trabocco fine a se stesso. Noi dobbiamo far capire che noi siamo un elemento del puzzle, il puzzle più bottoncini metti e più
diventa ricco e carino. E si stupendo, forma questa foto meravigliosa che è l'Abruzzo, che è la nostra regione. E hai perfettamente ragione, ci sono tantissimi posti da dover far scoprire, noi ce la mettiamo tutta. Insomma, questa è l'ultima puntata estiva e noi l'abbiamo voluta concludere proprio sulla Costa dei Trabocchi, non per insomma sminuire gli altri posti della nostra regione, ma perché abbiamo solo 8 puntate, però ci rifaremo strada facendo. E poi, come hai detto tu, ci sono troppi posti belli in Abruzzo che valgono la pena di Speriamo essere visitati. Di riuscire a farli conoscere tutti, perché veramente qua hai l'imbarazzo della scelta. 3 giorni sono pochissimi, sono pochi. 10 potrebbero essere tanti, però 7 li dobbiamo cominciare a calcolare come vacanza abruzzese, assolutamente. Concentrati, 7 sì. Ben concentrati. E ricchi, ricchissimi. A proposito di concentrazione, ma soprattutto di informazione, ci sono i nostri Ambra e Antonio che hanno dei consigli su cosa fare in questi giorni d'estate. Ascoltiamoli. E anche io ringrazio il caro Gabriele che ci ospita in quest'angolo di paradiso e che da qui ci permette appunto di salutare tutti quei paesi, quei borghi che in questi giorni sono in festa e dei quali andremo a scovare le caratteristiche più peculiari. Io torno nel mio teramano perché dal 19 al 24 agosto ci sarà la Sagra della Porchetta Italica, una sagra tra le più antiche d'Abruzzo, il più grande evento sulla porchetta. E domani e dopodomani vi consiglio di andare alla Sagra delle Pallotte Cace e Ove a Fara Filiorum Petri. Il 24 agosto la Sagra del Pecorino a Capistrello. E il 25 e 26 agosto la Sagra della Pizza Scima a Francavilla al Mare. E poi come perdere il 28 agosto la Sagra della Polenta di Pesco Costanzo. E dal 27 agosto al 1 settembre la seconda sagra delle ceppe vitellesi. È un tipo di pasta corta, presso la frazione Santa Croce di Civitella del Tronto. Dal 29 al 30 agosto la sagra del sasticciotto a Caramanico Terme. E concludiamo il 31 agosto con la sagra del pecorino e del miele a Fossa. E poi, cara Ambra, nella mia Giulianova, in onore dei festeggiamenti di Santa Maria a Mare, l'ultima domenica di agosto, e fino a quando appunto si festeggerà la Madonna dell'Annunziata, la sagra della Vongola. E che dire, non ci rimane altro che darvi appuntamento a questi e ad altri momenti storici, belli, da vivere, di convivialità, ma adesso con le risate del nostro Enzino passo la parola e poi pubblicità. Allora, scuola elementare, la maestra interroga i bambini e allora gli fa: Giovannino, tuo papà che mestiere fa? Ah, mio papà fa l'idraulica e la mamma c'ha il forno. E ah, bravo. Allora tu, Franchino, mio papà fa il saldatore e la mamma fa la casalinga. Insomma, ogni bambino dicevano i mestieri che facevano i genitori. A un certo punto arriva Paolino, allora papà che mestiere fa? Mio papà fa il disoccupato, gli ha detto. Ah, gli ha detto la mamma fa la sostituta. La sostituta, cioè va a sostituire? No. Esce, si mette le calze a rete, la minigonna di vernice rossa, la borsetta. Ah, fa la prostituta. Ed no, quella è mia sorella. Quando non può andare lei, ci va la mamma. Allora, ci sta bambina, una mamma con 3 bambine. Allora va una bambina alla mamma. Mamma, e io come sono nato? Come sono nato? A te, un grosso piccione ti ha portato in volo e ti ha depositato davanti casa. Ah, bene, c'era la suocera di vicino che sentiva, no? Arriva l'altro fratellino: mamma, io come sono nata? E a te è una bella cicogna in volo ti ha portato e ti ha depositato sul camino e poi noi ti abbiamo preso. Ah, bravo, a un certo punto. E l'altra: io come sono nata? A te è un bel gabbiano, è bella planato sul mare, poi ti ha depositato sulla spiaggia. Ah, bravo, a un certo punto. Ecco la socia, chi ne le sapevi che erano 3 celle diverse? Ginecologia, ospedale, a un certo punto
c'era un signore là tutto che fumava, tutto nervoso, tutto a fumare nervoso con sto Stefano, perché la moglie doveva partorire, la sala parte con sto fumeno. Un certo punto esce l'infermiera e dice: a posto, complimenti, dite, tre bei maschietti, gemelli maschi. Ah, e te ci credi, quello di sta canna fumaria, ha detto. Ascite il dottor Cima, fai danare pulita, che ascite tutte e tre neri questi. Anche in questa puntata con l'esperto Tommaso Bruni, docente del nautico, ex docente, adesso in pensione, del nautico di Ortona. E insomma, nella scorsa puntata, se ci avete seguito e se non l'avete fatto, andate a recuperare la puntata su YouTube e sui canali di Rete 8. Abbiamo parlato in grande, no, in generale, di tutto quello che riguarda la costa dei trabocchi, del trabocco in generale, della funzionalità del trabocco, e ci siamo anche soffermati, direi anche in maniera un pochino lieve, e approfondiamo in questa puntata, del grande Gabriele D'Annunzio, che si innamorò della costa dei trabocchi e dei trabocchi stessi, li ha enunciati nelle sue opere e sono state poi famose in tutto il mondo grazie al nostro grande poeta, no? Sì, difatti Gabriele D'Annunzio nel 1889 con Barbara Leone venne qui a soggiornare nella stanza, perché in fondo era una stanza sul promontorio d'Annunziano, e lì scrisse il romanzo Il trionfo della morte. Dalla sua camera vedeva il trabocco del Turchino, che chiaramente ne ha trascritto le bellezze, ma soprattutto lo paragonava a un ragno che propendeva le sue zampe verso il mare. In effetti il trabocco è una struttura molto, molto esile, ma molto resistente. Indubbiamente deve avere una cosa... con grande manutenzione, come abbiamo detto, ci vuole una grande manutenzione, esatto. Perché la struttura non reggerebbe alla forza del mare qualora non fosse mantenuta ferma da dei tiranti in acciaio che lo collegano alla terraferma. Quindi questa struttura, anche perché una volta era molto molto semplice, aveva soltanto quattro pali che reggeva praticamente la parte dove venivano attaccate le antenne, c'era una piccola struttura, ma che poteva essere assimilata quasi a un punto di avvistamento. Okay. Perché questa piccola struttura serviva soprattutto in inverno per riparare un po' tra una pescata e l'altra, che fra l'altro era in breve tempo, ogni 5 minuti si doveva tirare sulla rete, ed era, se uno va a vedere come erano fatti questi punti, sui quattro lati avevano dei piccoli oblò, in maniera tale che chiaramente il traboccante riusciva a vedere anche la terraferma e anche i pericoli a volte, ma anche del mare, ma anche se eventualmente, perché questa arrivavano struttura da terra, poteva arrivare anche da terra, e serviva semplicemente come rifugio. Difatti c'era un piccolo focone, il focone non era altro che una struttura in legno quadrata, dove c'era della sabbia, su quella sabbia si mettevano i carboni e ci si cuoceva anche del pesce a volte, perché il traboccante non tornava, diciamo, a casa, ma non dormiva lì, quello era soltanto perché chiaramente se dormiva non poteva pescare. Assolutamente. Era, chi dorme non piglia pesce. Ecco, si dice proprio il detto. E quindi, insomma, e quindi serviva semplicemente per riparare, soprattutto per cucinarsi qualcosa fra una pescata e l'altra. Allora, abbiamo parlato della storia dell'antichità del trabocco, come nasce il trabocco. Oggi naturalmente gli usi e i consumi del trabocco sono completamente cambiati. Completamente la struttura diversi. È completamente cambiata, perché è stata molto rinforzata per adattarla anche al peso di chi deve soggiornare, coloro che usufruiscono del ristorante, per cui a un certo punto la struttura deve essere anche idonea, esatto. È messa a norma in modo per essere sicura. Quindi anche però, posso dire la mia, Tommaso, anche se sono cambiati gli usi e le finalità del trabocco moderno, mantiene quel fascino ineguagliabile. Perché ti trovi proprio in mezzo al mare, circondato dal mare, staccato un po' dalla terraferma, e c'è soltanto una piccola palificata che ti conduce alla terraferma, quindi sei veramente in mezzo al mare.
Grazie, grazie davvero Tommaso per essere stato qui con noi e proseguiamo con il nostro meraviglioso viaggio nella terra dei trabocchi, nella costa dei trabocchi. Che ne pensi di un cocktail? Buona ci rivolgiamo al nostro esperto? Assolutamente sì. Vai. Marco Sabatini. Marco Sabatini con Cocktail Time. Con quell'aria delicata, con un fiore tra le dita, bevi un altro margarita. Buonasera a tutti i telespettatori fidati di me, buonasera Federica, buonasera a tutto il nostro staff. Dulcis in fundo. Prima che io me ne vado via, ho preparato per l'ultimo nostro incontro insieme, perlomeno per quest'estate, poi non si sa, un cocktail per la regia. Andiamo a vedere, cara regia, cari cameraman, caro back del tutto lo staff fidati di me, che cosa ho preparato per voi. Vediamo gli ingredienti. Abbiamo 70 centilitri di gin, 75 centilitri di sciroppo di mango, 75 centilitri di sciroppo alla papaya, 15 centilitri di ratafia e 15 centilitri di succo di lime, possibilmente fresco, con un top finale di Sprite. Andiamola a preparare insieme. Fino all'ultimo giorno, i nostri cari amici, lo shaker piccolo, lo shaker grande, come al solito, il grande pieno, ma pieno di ghiaccio. Quello piccolo prepariamo. Allora, 70 centilitri di gin, quindi sempre una tazzina e mezzo da caffè, perché voi dite 70 centilitri, una tazzina e mezzo da caffè. È più semplice di quello che sembra. Dopodiché 75 centilitri di sciroppo di mango e altrettanti di papaya. Se non li trovate, succo alla pesca, sciroppo alla pesca, questo genere di frutta, insomma. È inutile che vi imballo con ricette elaborate, con ingredienti introvabili. Il risultato è quello. E 75 la papaya. Perfetto. Dopodiché abbiamo detto 15 centilitri di ratafia. Liquore alle amarene d'Abruzzo e 15 centilitri di succo di lime. Succo di lime, andiamo a shakerare prima di mettere poi il top di lemon soda. Non shakerate mai, ovviamente, le cose gassate. Lo dico per esperienza. Shakeriamo. Ok, prendiamo il nostro bicchiere. In questo caso parliamo di un long drink, quindi in realtà è veramente equilibrabile base ai vostri gusti. Prendiamo in considerazione un bicchiere 0,4, classico bicchiere da birra, mettiamola così per darvi un riferimento. Comunque versiamo il contenuto appena shakerato, ma dobbiamo lasciare almeno un dito e mezzo di spazio, se no è dolcissimo. Il resto lo andiamo a riempire o con la Sprite, se come nasce la ricetta, se lo volete dolce, oppure se lo volete un po' meno dolce, perché parliamo di un cocktail estremamente dolce, però molto estivo, con frutta estiva tropicale. Se lo volete meno dolce, ci mettete l'acqua tonica. Pac. Come ho detto qualche puntata fa, quando dovete miscelare dei distillati, dei liquori con una bevanda analcolica, con un soft drink sono lemon soda, Sprite, Coca-Cola, dovete scavare dal basso verso l'alto e ad esempio viceversa, spingendo i cubetti di ghiaccio verso il basso, perché hanno due pesi specifici differenti. Se no vi rimangono separati, quindi bevendolo con la cannuccia bevete solo il liquore, bevendolo così bevete solo la Sprite. Quindi miscelandolo dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto riuscirete a mescolare bene le cose e uscirà una
roba fantastica. Meglio di un gelato al mare. Registi, scenografi, chi più ne ha più ne metta. Buone vacanze, meglio tardi che mai. Ragazzi, devo dire la verità, l'estate è bella, ci si diverte, si va in ferie, si va al mare, si va in montagna, poi la nostra regione insomma regala posti meravigliosi, ma come si dice, le fregature stanno sempre dietro l'angolo. Per fortuna, Lisa, io lo so che anche a te sono arrivate diverse chiamate, ci siamo rivolti a lui, l'esperto Maurizio Di Paolo. Fidati di me. Bentrovati ancora una volta con questa puntata di Fidati di me estate. Oggi vorrei parlarvi di cosa accade in previsione, quindi faremo una piccola simulazione di quando si rientra dalle vacanze o comunque termina il periodo estivo. Ora sappiamo tutti che la scuola, il lavoro riprende a ritmi vertiginosi e spesso durante l'estate nel parlare con amici o conoscenti si ricevono informazioni, magari ci si confronta di vari argomenti. Uno di quegli argomenti più comuni nelle serate conviviali è quello proprio della telefonia fissa ed internet che utilizziamo nelle nostre abitazioni. Ora spesso capita che magari il vicino del campeggio o chi si conosce in albergo in vacanza ci dica che ha un operatore X o Y e paga di meno, velocità pazzesche, servizio cliente ottimale, eccetera. Quindi magari si torna nel proprio comune di residenza e si cerca di attivare o trovare un'offerta migliore. Cosa accade però se magari quella procedura di migrazione, quindi tecnicamente il passaggio di rete fissa da un gestore ad un altro, viene chiamato processo di migrazione, non si completa o per delle problematiche di copertura di tecnologia o di dati anagrafici non va a buon fine? Spesso accade un problema. Facciamo un esempio. Io ho un operatore di nome A con il mio numero di rete fissa storico. Chiedo il passaggio all'operatore di nome B. Questo processo però non si completa, quindi cosa succede? Che il mio operatore di nome A continuerà ad erogarmi il servizio e a fatturarmi quel servizio, ma spesso, anzi quasi la totalità delle volte, l'operatore B inizia ad emettere delle fatture poiché attiva delle numerazioni provvisoria, attiva una numerazione che tecnicamente viene chiamata propedeutica. Quindi l'operatore A ha il numero storico, l'operatore B attiva una numerazione propedeutica in attesa che il numero venga appunto migrato. Questo processo non si completa e l'utente finale si ritrova ad avere due servizi sullo stesso indirizzo con due addebiti sul conto corrente. Cosa fare in questi casi? Semplicissimo. Alla ricezione della prima fattura dell'operatore B è riscontrata l'anomalia. Tenete presente che il passaggio da un gestore ad un altro di rete fissa impiega al massimo 45 giorni, nel peggiore dei casi. Ma nel caso in cui voi doveste ricevere due fatture, in quel caso possiamo sicuramente agire. Come? Facendo un reclamo ad entrambi gli operatori, chiedendo tre cose principali. La prima, le motivazioni ed il perché il numero e la connettività non sia migrato da A a B. La seconda, avuta questa risposta, di annullare tutte le fatture dell'operatore B e di chiederne il rimborso. La terza, la cosa credo che vi interesserà di più, quando c'è un ritardo di migrazione, quando c'è una difformità contrattuale, il cliente deve essere avvisato. Quindi in quei casi vi spetta, oltre al rimborso o l'annullamento delle fatture, anche un indennizzo. Certo, forse non parliamo di cifre enormi, ma comunque sono cifre che fanno comodo al bilancio familiare. E poi, cosa più importante, al di là che sia un euro
o 1000 euro è un vostro diritto ed è previsto dallo stesso contratto che voi avete firmato. Avete presente quelle notine piccoline? Lì c'è scritto tutto. Noi le leggiamo per lavoro. Non tutti le leggono, quindi vi chiedo di affidarvi a dei professionisti perché in quel caso vi spetta un indennizzo. Vi auguro una buona estate e buon divertimento a tutti voi. Grazie, grazie Maurizio, ma io devo dire la verità ragazzi, ogni volta che si tratta di fare le cose buone tocca sempre a lui, perché Lisa? Io non ho capito, non ci fa mai magna, mai magna. No, perché mangia tutto da solo. Sì, si mangia tutto lui. Se la sona e se la canta. Vero. Sentiamo il consiglio del piatto del giorno del nostro Antonio di Josafat. Carissimi amici di Fidati di Me, anche quest'oggi continuiamo invece il nostro percorso enogastronomico con la proposta del menù di Trabocco Punta Fornace. Allora, per primo c'è proprio questa tagliatellina, pensate, così ricca di frutti di mare, ma una delizia per il palato e per il gusto. E poi non può mancare la frittura di paranza, che fa bene all'occhio ma anche alla panza. Ecco qua, mentre Antonio ci dà i consigli culinari, io raggiungo il nostro amico che oggi è venuto a prendermi con l'ammiraglia Massimo. Oh, buongiorno. Hai mantenuto la promessa. È normale. Complimenti, è una delle tue ammiraglie di rappresentanza. Le promesse sono promesse, si devono mantenere, se no... Però saliamo, perché con questo caldo almeno l'aria condizionata. Grazie Massimo. E oggi... io salgo su questa meravigliosa macchina e mi sento una sposa, anzi una VIP, perché ricordate che il nostro Massimo D'Aloisio fa questo servizio, noleggio con conducente per tutte le occasioni, non soltanto per le spose, ma anche per gli eventi VIP. Tanti sono gli eventi, Massimo, alla quale hai partecipato. Quest'estate, insomma, ne abbiamo svariati. Stanno ce ne sono parecchi. Che tanto abbiamo fatto anche il concerto di Max Pezzali giù a Roma allo Stadio Olimpico e abbiamo fatto anche servizio per i Coldplay il 12 di luglio, perché questo hanno fatto parecchie date, sono 4-5 date, noi una ce n'è toccata anche a noi. E poi facciamo tutti i servizi come per le aziende, compagnie petrolifere. Massimo, volevo ricordare Sanremo, il Festival del Cinema di Venezia, di Roma, il David di Donatello, insomma, chi più ne ha più ne metta, e Massimo è sempre presente. Perché? Perché oltre all'esclusività delle macchine che tu hai, della tua flotta, in realtà Massimo ha anche l'esperienza, la professionalità di te e dei tuoi, insomma, dipendenti. Questa è la prima cosa, che noi siamo super professionali, perché noi cerchiamo di soddisfare una clientela di un target medio-alta, dove richiedono questo tipo di macchine, perché queste sono ammiraglie. E in più adesso da quest'anno abbiamo fatto una linea nuova che lo sto finendo a mettere a punto, però già è in attivo, è la Exclusive Line, perché abbiamo fatto l'Exclusive Line per dare sempre un qualcosa in più. In più, il nostro motto, che era viaggiare in prima classe in totale sicurezza, l'abbiamo fatto diventare Your Traveling is my passion. Il tuo viaggio è la mia passione. Che bello, e questo dice tutto sul tuo lavoro. Però per parlare bene della tua flotta e di tutto quello che concerne l'attività, noi abbiamo sempre quella bellissima clip che adesso vi facciamo vedere. D'Aloisio, il titolare della D'Aloisio Noleggi. Allora, noi facciamo
proprio abbiamo tutte ammiraglie, abbiamo, diciamo, facciamo il noleggio con conducente di auto di lusso. Le nostre auto sono tutte nuove, tutte di recentissima immatricolazione, gli allestimenti le faccio con le concessionarie, ci penso sempre io, decido, facciamo tutto come mi piace a me, perché diciamo, se piace a me, piace pure allo cliente, piace. Allora, noi facciamo la logistica per le aziende, per compagnie aeree, compagnie petrolifere, facciamo trasferimenti, Pescara, Roma e in tutta l'Italia, anche Europa, anche all'estero. Però ci divertiamo a fare i matrimoni, visto che abbiamo delle macchine di un certo livello, tutte ammiraglie, siamo anche richiesti per fare i matrimoni. E cerchiamo di mantenere uno standard alto per assicurare, per avere prima cosa la massima soddisfazione, l'alta soddisfazione della nostra clientela. E in più, nel giorno più importante della loro vita, per gli sposi, cerchiamo di farli sentire come un re e una regina, portandoli dalla location, dall'abitazione alla chiesa, portando sempre con classe, come il nostro motto, che è viaggiare in prima classe in totale sicurezza. Noi facciamo parecchi servizi, facciamo anche su Roma, noi siamo vettori anche del David di Donatello, siamo stati anche vettori del Flaiano Film Festival, siamo vettori del Blue Bar Festival a Francavilla. Facciamo tanti eventi per la Camera di Commercio di Pescara, cerchiamo sempre di dare il massimo, perché noi nei nostri servizi, oltre che ci mettiamo la passione, noi ci mettiamo il cuore per avere sempre quell'alto grado di soddisfazione della nostra clientela. Poi, che cosa devo dire? Io ti dico una cosa, che noi siamo l'unica azienda di noleggio con conducente che facciamo servizio per gli sposi, che abbiamo la licenza di NCC, noleggio con conducente, perché il noleggio con il servizio matrimoniale, il servizio cerimonia, è un noleggio con conducente in piena regola. Allora ci devi andare con tutte le carte in ordine, con tutte le cose fatte bene, perché noi, la prima cosa, la professionalità prima di tutto, perché in quel giorno non si può sbagliare, non si deve sbagliare. Ringraziando Dio, sono 18 anni che facciamo matrimoni. Sei maggiorenne? Sì, maggiorenne. Sono 18 anni che facciamo matrimoni e i risultati si vedono, o se no si vede quando tu lo fai per passione, perché tu fai vedere agli sposi che tu gli dai qualcosa in più. Se vedi, c'è le attenzioni, c'è la caramellina, c'è la bottiglietta d'acqua, la salviettina in bevuta personalizzata, noi sono tutte attenzioni che noi diamo agli sposi. E chi si avvale dei nostri servizi, alla coppia degli sposi, noi la sera diamo una borsetta dove c'è tutta roba personalizzata da Loisio Noleggi, come un omaggio, un ricordo per lasciare agli sposi un ricordo di noi, della giornata passata con noi. Quello è, noi cerchiamo di dare il massimo. Mi chiamo Massimo per quello, cerchiamo di dare il massimo per quello. E ti dico che il tempo, come ti dicevo prima, il tempo fa da giudice. Facciamo un invito, a noi ci trovate a Montesilvano, Corso Umberto I 270. Chi vuole affidarsi a noi ci chiama per un appuntamento e noi siamo disponibili a 360 gradi. Massimo, insomma, questa clip è un po' datata, che va rinnovata, perché tu sei un vulcano, insomma, adesso è già arrivata una nuova macchina a luglio e adesso ne sta per arrivare un'altra, insomma, che è gemella, che mi dicevi, a questa qua, con tante particolarità, con un lusso veramente al di sopra della normalità, se vogliamo. Siamo sempre in evoluzione, sempre in continua evoluzione, perché
adesso stanno quasi per arrivare, una fine luglio e una fine settembre arriveranno altre due BMW serie 7, avendo tutto un allestimento particolare. Oltre l'apertura delle porte automatiche, non serve più che noi apriamo la porta, perché la porta si apre da sola. E in più abbiamo su quella che arriva la serie 7, la BMW serie 7 che arriverà a settembre, abbiamo fatto lo Sky Lounge, che è il vetro come questo che vedi qua, solo che c'ha all'interno delle fibre ottiche che sono illuminate, che si colorano come vuoi il colore della vettura, c'è il blu, c'è l'arancione, come vuoi. In base agli umori, no? In base all'umore, in base all'occasione, si colora la macchina e quindi il viaggio diventa anche come una cromoterapia viaggiante, quindi ci sta anche questo. Massimo, sei veramente super super top, quindi mi raccomando, per i vostri eventi, per le vostre esigenze di spostamento e di viaggio, affidatevi alla passione di Massimo D'Aloisio, perché davvero il vostro viaggio diventa la sua passione nei minimi dettagli. Adesso però il test, Massimo, non sei preparato a questo, io te lo faccio. Tu lo sai che noi abbiamo sempre l'esempio dell'Ambrogio, dell'autista Ambrogio, che chiede un piccolo languorino. Sì. Che cosa c'ha il nostro Ambrogio? Allora, il nostro Ambrogio di solito noi mettiamo il Raffaello, solo che oggi con sto caldo il Raffaello non ce la fa. Ce li beviamo perché esatto. Si scioglie. Esatto. Però abbiamo il Raffaello. In più, se vediamo dentro le auto, ci sono bottiglia dell'acqua, bottiglietta dell'acqua che omaggiamo noi, più abbiamo messo anche salviette rinfrescanti, che ce l'hai anche là, sono salviette personalizzate rinfrescanti, quelle nere, vedi? Eccole qua. Queste sono salviettine rinfrescanti, tutto personalizzato da Roy Sonovage, perché cerchiamo di lasciare sempre il nostro marchio e la nostra firma, come anche quando facciamo i matrimoni. Noi ai matrimoni, agli sposi, alla fine dell'evento del matrimonio, gli lasciamo una borsetta tutta personalizzata, dentro ci sono un po' di oggettini, i gadget, c'è una tazza tutta personalizzata da Loisio Noleggi, un portachiave, tutte queste, una maglietta e un cappellino, tutto serigrafato da Loisio Noleggi per lasciare un ricordo di noi. Ma che la bomboniera di D'Aloisio, eccola qua, la bomboniera di D'Aloisio. Grazie Massimo, come sempre con te si viaggia da Dio e noi viaggiamo per la pubblicità. Fidati di me. Fidati di me. E siamo arrivati davvero alla fine di questa puntata, ma alla fine di questo percorso estivo insieme. Vi abbiamo fatto conoscere alcuni, perché insomma solo con 8 puntate non potevamo far conoscere tutta la nostra regione, ma veramente ci impegneremo nelle prossime edizioni per dar luce e soprattutto per dare onore a tutti i posti che la nostra regione cela e nasconde, anzi alcuni non li nasconde, sono evidenti, però noi non abbiamo fatto in tempo insomma a toccarli con mano. Grazie, io volevo ringraziare davvero tutti voi telespettatori che ci avete seguito in tantissimi e che avete trascorso con noi le vostre vacanze, per quelli che le hanno già finite, per quelle che le devono ancora cominciare, perché insomma manca ancora qualche settimana alla fine dell'estate. L'estate Luca sta finendo. La fine, ma manca ancora. E in vacanza noi andiamo, adesso perché sì. Adesso sì, è ufficiale, anche Lino, anche il nostro Alberto andranno in vacanza per poi riprendere a settembre con una nuova edizione, la quinta stagione di Fidati di me. Oggi però malincuore, io ci tenevo tantissimo affinché fosse lui a salutare tutti voi, perché è stato un pezzo importante della nostra famiglia, un pilastro di Fidati di me. Naturalmente non è un addio ma è un arrivederci, perché Antonio deve prendersi una pausa perché la vita a volte ti mette di fronte a delle scelte anche un po' difficili da fare, però l'importante, Antonio, è che le fai sempre portandoci nel cuore e con il sorriso. E con il sorriso, perché noi siamo qua. La lacrimuccia l'ho già versata. Perché noi siamo qua e quindi per noi tu sei famiglia e questa è la tua famiglia, quindi devi per forza insomma tornare prima o poi, quando sarai pronto. Io, Federica, ti ringrazio
tutti voi che siete stati compagni di strada e di viaggio. Ringrazio tutta la regia, tutte le persone che mi hanno conosciuto nel corso di questi anni, perché è bello quando ti dicono: ma tu sei Antonio, per quanto dici quello che va magnendo, insomma. Esatto, esatto. È sempre bello essere riconosciuti perché qualcosina abbiamo dato. Come dicevi tu, ci sono determinati momenti in cui devi fermarti, e fermarti ob torto collo, perché sei chiamato a risolvere altro, ecco, diciamo così. Mi auguro anche io che sia un arrivederci, però la cosa bella è che l'affetto, l'amicizia, il bene che ci ha unito in questi anni rimarrà sempre, perché, assolutamente, perché tutto è alla base, anzi è la forza in questi momenti ancora più grande, ecco. Assolutamente, ma per noi sei sempre il nostro Antonio, sicuramente anche per voi telespettatori. Allora Lisa, Ambra, siamo arrivati alle battute finali, buone vacanze anche a voi. Grazie Fede, grazie, buona vacanza anche a te. E ci vediamo a settembre, eh? Certo, ci vediamo a settembre, vi aspettiamo con la nuova edizione di Fidati di Me. Ciao a tutti, buona estate! Buone vacanze!